Buongiorno e bentornati, siamo prontissimi per cominciare anche questa lezione di Postural Fitness dove utilizzeremo ovviamente solo il tappetino, quindi prendete il vostro tappetino, mettetelo, disponetelo a terra e togliete le scarpe, ok? Cerchiamo di lavorare a piedi nudi anche per sentire meglio, diciamo, l'appoggio, no? Su una parte molto importante del nostro corpo, i piedi, ok? Che sono la nostra base e alcune volte ce lo dimentichiamo, eh? E quindi li utilizziamo male, li comprimiamo in queste scarpe invernali, non li utilizziamo mai, quindi cerchiamo di sentire proprio l'appoggio del piede sul pavimento, sul tappetino, ok? Abbiamo un solo minuto, non c'è una vera e propria pausa in questo allenamento, ma quando avete bisogno di idratarvi, fatelo pure, prendetevi quei 10 secondi, preparate una bottiglietta d'acqua, bevete e poi ricominciate l'allenamento. Allora, non so se ci sarà qualcuno in diretta con me lo auguro, altrimenti so che molti, pochi fans dell'attività lo faranno in differita. Quest'oggi non c'è un bellissimo sole, quindi ho dovuto accendere anche stamattina il faro, quindi spero si veda bene comunque l'immagine, come si vede, diciamo, in serata. Ok, io ho la felpa, la toglierò dopo quando mi sentirò un po' più calda perché adesso non ci sono i riscaldamenti, quindi fa un freddo assurdo, almeno io sono freddolosissima. Ok, andiamo ad attivare il nostro timer, 50 minuti di lavoro per voi e buon allenamento. Allora, andiamo sul tappetino. Posizioniamoci con le gambe leggermente divaricate, le punte leggermente verso l'esterno. Cominciamo ad assumere una bella postura, quindi allunghiamo la schiena verso l'alto, apriamo le spalle, ma manteniamole sempre basse, guardiamo sempre avanti mentre ci alleniamo. Una cosa fondamentale è il controllo di tutta questa fascia qui, quindi del nostro addome, ma anche dei nostri glutei che devono rimanere stretti durante tutto l'allenamento, durante tutti gli allenamenti. Questa è una zona che va controllata al massimo per tutelare la nostra schiena. E da qui prendiamo aria, andiamo su, mandiamo l'aria fuori e ritorniamo verso il basso. Vai, due. Cerchiamo adesso la massima lunghezza del nostro corpo e ossigeniamo il nostro corpo. Vai. Ancora 4 volte. Ancora 3 volte. Vai, gli ultimi due. E l'ultima volta rimango su con le braccia. E sollevo una spalla alla volta verso l'orecchio. Uno, due, cerchiamo di mantenere le braccia sempre distese. Tre, quattro, lavoro solo con le spalle. Cinque, sei, sette e otto. Da qui blocca il bacino e ruota solo con il busto, quindi una piccola rotazione e guardo indietro e ritorno, prendo aria. Sinistra, mando l'aria fuori, ritorno su e mando l'aria fuori, ultima volta su e mando l'aria fuori, ruoto, ritorno al centro, porto le mani sulle anche e da qui faccio scivolare le mani verso le ginocchia, apro le spalle, guardo avanti, arrivo fino a dove riesco e poi arrotondo la schiena, guardo l'ombelico. E di nuovo scendo, apro bene le spalle, guardo avanti e ritorno. Prendo aria quando scendo, mando l'aria fuori quando risalgo. Vai ancora. E mobilizza bene la schiena qui, soprattutto quando sali, porta la cifosi verso l'alto. Ancora tre, ancora due,
l'ultima volta. Uno. Porta le mani sui fianchi, adesso concentrati sul busto e fai delle circonduzioni. Apri bene le spalle, appiattisci la schiena e via a destra. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque e cambio dall'altra parte. Vai. Uno. Due. Tre, quattro e cinque. Perfetto. Andiamo con le braccia lungo i fianchi, sul braccio destro, mi allungo verso l'alto, quindi come se volessi toccare il soffitto con le dita, e poi mantenendo le spalle in apertura, fletto leggermente il busto e allungo tutta questa zona dorsale, la apro e ritorno. Prendo aria, allungo e fletto. E ancora, prendo aria, allungo e fletto. Vai, l'ultima volta, prendo aria, allungo e fletto. E da qui, mani sui fianchi, andiamo a fare delle circonduzioni con il bacino. Quindi cerchiamo di mobilizzare bene la zona lombare, disegniamo dei cerchi a terra andando verso destra. Vai. Ultimi due e poi cambio lato e vado a sinistra, cambio verso. Vai, 5, 4, 3, 2 e 1. Da qui vado su con le braccia e mi tuffo avanti, vado a toccare a terra, rilasso la cervicale e da qui apro una volta la spalla destra portando il braccio su e poi cambio. 2 3, cerca di aprire bene la spalla e allunga il braccio. 4 5 6 7 e l'ultima volta, 8. Da qui porta le mani sulla destra, ok, cerca di appiattire bene la schiena e piega la gamba, soltanto la gamba sinistra, portando tutto il carico sulla gamba sinistra. Fai questo e rimani in questa posizione in allungamento. E cambia dall'altra parte, mani a sinistra, porto il carico tutto sulla gamba destra, quindi piego la gamba destra e sento l'allungamento del dorso e della schiena. Ritorno al centro, adesso ruoto i piedi a destra, poggio il ginocchio sinistro a terra, rilasso il piede e da qui cerco di portare il piede destro sempre davanti al ginocchio e spingo l'anca verso il basso. Posso rimanere in questa posizione tutto il tempo oppure portare le mani sulla coscia, prendo le spalle e se riesco porto le braccia in alto e mi allungo. Ritorno giù con le mani a terra. Spingo il bacino indietro, distendo la gamba anteriore e faccio una bella gobbetta con la schiena, quindi ipercifosi dorsale, guardo l'ombelico e rimango. Da qui ritorno avanti, punto il piede posteriore sul tappetino e distendo tutte e due le gambe. Ritorno qui al centro
e cambio, vado dall'altra parte, stessi esercizi, quindi accertatevi che il piede sia appoggiato completamente a terra, il piede anteriore, e cercate di spingere l'anca verso il basso, ok? Bacino in retroversione. Potete rimanere in questa posizione oppure andare con le mani sulla coscia per aprire le spalle e mantenere sempre basse, oppure distendere le braccia in alto e allungare la schiena il più possibile. E da qui vado indietro con il bacino, distendo la gamba anteriore e i percifosi della schiena, guardo l'ombelico. Ritorno avanti, punto il piede sul tappetino e distendo tutte e due le gambe. Ritorno al centro, vado a chiudere i piedi alla larghezza del bacino, piego le ginocchia e piano piano srotolo la schiena e mi dedico adesso al primo esercizio di, diciamo, tonificazione delle nostre gambe, ma ovviamente il lavoro di tonificazione è legato alla postura. Andiamo in sumo squat, quindi divarichiamo leggermente le gambe, andiamo a portare leggermente le punte verso l'esterno, come eravamo, diciamo, in posizione iniziale, no? E da qui andiamo con la mano sinistra sul fianco, la mano destra e il braccio destro in apertura laterale. La spalla rimane bassa. Attenzione a non fare questo, perché molto spesso io vedo questa postura. Le spalle in tutti gli esercizi devono rimanere lontane dalle orecchie, ok? Altrimenti si creano delle tensioni superiori. Da qui andremo in sumo squat e porteremo il braccio destro verso l'alto e ritorniamo giù. Vai. Cerchiamo di mantenere la schiena dritta con una spinta verticale. Il bacino spinge indietro, attenzione a non portare il bacino in avanti, e cerco di caricare bene le gambe e di allungarmi verso l'alto con il braccio destro. Vai, 5. Vai, 6, vai, 7, vai, 8, vai, 9, e l'ultima volta rimani su e da qui porta il tallone in alto, ok, quando sei su con il braccio, e poi scendi e rimani in isometria sulle gambe, 2, 3, 4, mantieni, 5, senti che bel lavoro che fanno le tue gambe, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta, 10, e ritorno su, recupero e vado ovviamente a fare il lavoro dall'altra parte. Mano destra sul fianco, braccio sinistro laterale, spalle basse, vado in sumo e sollevo il braccio verso l'alto, 1 e ritorno, 2, respira, 3, bacino dietro, mi raccomando, ginocchia che non vanno oltre la linea del piede, 4, 5, 6, ombelico sempre risucchiato, 7, 8, 9 e l'ultima volta rimani giù e andiamo con il tallone verso l'alto e ritorniamo. Vai, 2, 3, 4, carica bene le gambe, 5, 6, 7,
l'ultima volta, 10 e ritorno. Oh, bel lavoro. Sciogli le gambe e adesso vai in posizione. Io adesso mi spoglierò, mi sono riscaldata. Vai all'estremità del tappetino, prendi aria e piano piano scendi giù srotolando la schiena. Piega le ginocchia e poggia tutte e due le mani a terra. Rimani qui e rilassa la cervicale e le spalle e la schiena. E da qui vai avanti, portati in posizione quadrupedica, polsi sotto la linea delle spalle, ginocchia sotto la linea delle anche. Le spalle sono rilassate, vado ad inarcare la schiena, guardo avanti, prendo aria. Vado ad arrotondare la schiena, guardo l'ombelico, mando l'aria fuori. Le braccia in questo movimento non si muovono, rimangono distese ed è la schiena che si mobilita. Vai, 3, 4, cerca di esagerare tutti e due i movimenti, 5, 6, 7 e l'ultima volta, 8. Da qui punta i piedi sul tappetino, vai su col bacino e spingiti indietro. Se ce la fai, distendi le ginocchia. Se ce la fai, porta le mani un po' più avanti e cerca di allungare al massimo la catena muscolare posteriore del tuo corpo. Abbassa le spalle, non le portare vicine alle orecchie. E ombelico risucchiato e spingi il coccige verso l'alto, quindi bacino verso l'alto e respira. Perfetto, da qui andiamo in plank, potete farlo in due modalità. Allora, la prima modalità è questa, quindi ginocchi a terra tutto il tempo, potete rimanere in questa posizione stringendo bene i glutei e stringendo, concentrandovi sull'addome, i polsi sempre sotto le spalle, altrimenti andiamo su con le ginocchia, stesse indicazioni, andiamo a toccare una volta la gamba sinistra con la mano destra, ritorniamo giù e poi il contrario. Per 10 volte, via, 1, 2 e attivo bene l'addome quando scendo, 3, 4, 5, stringi bene glutei e addome quando arrivi in posizione plank, vai, respira, ultimi due e l'ultimo e giù. Ok, adesso vado a appoggiare i gomiti a terra in questa posizione molto importante e in questi esercizi molto importante la postura, quindi dobbiamo appoggiare i gomiti a terra e le mani aperte a terra, ok? Dobbiamo rilassare le spalle, dobbiamo risucchiare il nostro ombelico e dobbiamo mantenere il bacino fermo. Da qui andremo su con il tallone verso l'alto ad attivare bene il grande gluteo e distenderemo la gamba in alto, così anche la punta si distende. In questo esercizio non dobbiamo ruotare il bacino, ma il bacino rimane frontale al tappetino e scendo senza mai toccare il tappetino con il ginocchio, via, 1 e ritorno, 2, controllo e precisione del movimento, vai, su,
stendi e ritorna. Vai. Cerca la contrazione massima del grande gluteo spingendo con il tallone verso l'alto. E poi distendi completamente la gamba verso l'alto, non indietro, cerca di portarla su. Ancora. 4. Ancora. 3. Ancora 2. Respira, non stare in apnea, fai uscire l'aria dalla bocca che si apre. Ancora 1, rimani qua e molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù. Adesso, come facciamo quasi sempre, braccio in questa posizione, braccio sinistro, quindi braccio sinistro avanti così, mano destra appoggiata a terra. Da qui andiamo ad aprire il ginocchio lateralmente, sempre mantenendo il bacino fermo e l'ombelico risucchiato, le spalle rilassate, la testa in linea con la schiena. Da qui andiamo ad aprire, a distendere lateralmente la gamba e poi ritorniamo. Sono 4 movimenti. 1 apro, 2 stendo, 3 ritorno e 4 scendo. Vai. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 6 7 8 9 e l'ultima volta 10. Rimani su e molleggia. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 e giù. Ok, ritorno nella posizione quadrupedica, unisco i piedi, divarico le ginocchia e allungo la schiena. E vado, io mi giro dall'altra parte, voi potete rimanere lì. Andiamo di nuovo in plank, quindi ricordatevi le due modalità, io faccio la modalità un po' più difficile, altrimenti possiamo rimanere con le ginocchia a terra, l'importante è stringere i glutei e l'addome, concentrarsi sull'addome e la linea polso-spalla e ovviamente la testa in linea con la schiena. Ok, da qui andiamo su, stringiamo i glutei, attiviamo l'addome e andiamo a toccare una volta la gamba destra e una volta la gamba sinistra. Vai. 1. Attivo. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 e l'ultima volta, 10. Vado giù, giù con i gomiti e lavoro con la gamba. Ombelico risucchiato, bacino fermo, testa in linea con la schiena e spalle rilassate. E da qui vado su, 1, stendo. E ritorno. 2, stendo e ritorno. 3, stendo e ritorno. 4, 5,
Vai, gli ultimi due, 9. E l'ultima volta rimani su e distendi e molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ritorna e adesso vai a appoggiare il braccio destro in questa posizione, mano sinistra a terra, considerando le stesse indicazioni di prima. Andiamo ad aprire l'anca, ginocchio laterale, distendo la gamba e poi ritorno. Vi faccio vedere anche in posizione laterale, forse è meglio. Da qui apro, distendo e ritorno. Ok, cercate di non perdere mai l'altezza dell'esecuzione. Testa in linea con la schiena e via. 1. E ritorno, 2, e ritorno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10 e rimani qua e molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e giù. Ritorniamo in posizione quadrupedica, piedi uniti, divari con le ginocchia e con la schiena. Andiamo a lavorare sui muscoli paravertebrali e sul dorso. Allora, primo esercizio, andiamo con la pancia giù, a terra, le gambe sono rilassate, andiamo con la fronte a terra, portiamo le mani incrociate dietro la testa, dietro la nuca. Da qui dobbiamo sollevare pochissimo la fronte da terra. Come dico sempre, non è importante quanto saliamo, cioè non mi interessa vedere questo assolutamente, ma importante è l'attivazione del nostro dorso, dei muscoli della nostra schiena, che avviene subito, ok? Appena stacchiamo la fronte dal pavimento, l'attivazione della muscolare avviene. Quindi non c'è bisogno di salire troppo e di inarcare soprattutto la colonna cervicale. Dobbiamo rimanere sempre con la fronte verso il tappetino. Da qui, quindi salgo, stacco la fronte da terra e ritorno giù. Vai, 2. Vai, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, rimani su e vai a distendere le braccia e poi ritorna dietro la nuca. 2, rimani con la fronte staccata dal tappetino. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10 e giù. Ok? Quindi vedete come un piccolo movimento attiva, sentite come attiva tutta la muscolatura che deve lavorare in quel momento. Lo rifacciamo la seconda volta, quindi lo rifacciamo anche meglio. Quindi fronte attaccata a terra,
mani incrociate dietro la nuca e salgo scendo con la fronte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimani su e distendi le braccia e poi ritorna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10 e giù. Ok, questo è un lavoro ottimo per il rinforzo della nostra schiena, ma anche per il rinforzo delle spalle, come avete potuto notare. Non tutti riescono a fare questo esercizio con tranquillità. Alcune volte c'è una debolezza muscolare delle spalle che non permette ovviamente di arrivare al massimo del movimento. Addirittura alcune persone non riescono neanche a sollevare le braccia, un pochino le braccia da terra, fanno difficoltà. Ok, da qui andiamo con le mani a terra, uniamo di nuovo le punte dei piedi, divarichiamo le ginocchia, allunghiamo la schiena. Ok, andiamo adesso in posizione laterale. Da qui distendiamo la gamba destra. Se avete bisogno potete anche mettere un cuscino o un asciugamano sotto il ginocchio che poggia. E andiamo con la mano sinistra dietro la nuca, la mano destra sulla coscia. Lasciamo scivolare la mano verso, diciamo, in direzione della caviglia e mantenendo le spalle, okay, in apertura e il bacino frontale, portiamo il gomito verso l'alto e ritorniamo. Piccolo movimento anche qui. 2, stringi bene i glutei e risucchia l'ombelico come sempre. 3, mobilità del dorso, molto importante. 4, 5, 6, 7 e l'ultima volta. 8, da qui poggiamo la mano a terra, sempre polso sotto la linea della spalla e dita laterali. Andiamo sempre a chiudere glutei e addome. La mano destra dietro la nuca, quindi cambio della mano dietro la nuca e vado a chiudere gomito ginocchio e poi distendo la gamba e apro il gomito verso l'alto. Vai, 2. 3, 4, non appesantire la spalla, posiziona bene la mano sotto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani su, distendi il braccio in alto e molleggia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Andiamo sul fianco sinistro per lavorare con la gamba, continuare a lavorare con la gamba destra. Ci mettiamo in questa posizione. Ok, gambe a 90, ginocchia frontali. Da qui andiamo, attenzione, a portare il ginocchio destro contro il ginocchio sinistro e vedete che il piede va su e poi andiamo con la punta destra contro la punta sinistra, quindi questo movimento dell'anca. Ok, vai, 1, 2, bacino fermo, facciamo lavorare solo l'anca, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, rimani in questa posizione, adesso spingi la gamba in alto, sempre controllando il bacino, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, respira, 9, 10, rimani su e adesso piede in flex, vado avanti e poi punta e spingo indietro con il gluteo, sempre bacino fermo, non dondolate, mi raccomando, controllate tutto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta, 10 e giù, rilasso, rilasso la muscolatura, faccio un massaggio. Ok, perfetto, ok, piano piano saliamo in posizione iniziale, questo è il rinforzo per le vostre anche, attenzione, anche mobilità articolare, perché non tutti riescono a fare questo movimento senza coinvolgere anche il bacino, l'anca è una cosa, il bacino è un'altra. Andiamo con la gamba distesa a sinistra, mano destra dietro la nuca, apriamo bene le spalle che devono rimanere in posizione frontale insieme al bacino. L'altra mano qui, scivolo e vado su con il gomito, non mi chiudo avanti ma cerco di spingere dietro il gomito e poi verso l'alto. E ancora due, respira. E ancora tre. E ancora quattro. Omerico risucchiato, mi raccomando, controllate la schiena, 5, 6, 7 e l'ultimo, 8, vado giù con la mano, l'altra mano dietro la nuca, salgo con la gamba e chiudo e poi ritorno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimani su con la gamba e braccio in alto disteso, molleggia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e scendo. Da qui vado con le gambe avanti e adesso rinforzo diciamo il movimento dell'anca, quindi ginocchio contro ginocchio, il piede sale e poi piede contro piede, il piede scende. In questo movimento non devo assolutamente ruotare il bacino e controllo l'addome. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10, rimani qui, poi stendi la gamba, 1. Ginocchio contro ginocchio, poi stendo, 2, controllo il bacino, 3, non si muove assolutamente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimani con la gamba distesa, piede in flex, avanti, punta indietro senza muovere il bacino, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10. E scendo, rilasso. Ok, concludiamo con degli esercizi per l'addome, quindi andiamo piano piano in posizione seduta e poi con calma andiamo a terra con la schiena. Perfetto, lasciamo il piede sinistro a terra, solleviamo la gamba destra e da qui, mani dietro la nuca, andiamo in crunch, quindi mantenendo il mento verso l'alto, le spalle in apertura, andiamo a spingere con le spalle verso il soffitto, dobbiamo staccare di molto le spalle da terra e contemporaneamente andiamo a distendere la gamba e ritorniamo giù. Quando ritorniamo giù dobbiamo mantenere il controllo dell'addome, quindi dobbiamo evitare che la schiena si inarchi. Quindi mantengo la contrazione sia quando salgo che quando scendo per 10. Via, 1, scendo piano 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 piano, 2, respira, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10, rimani su e da qui vai a toccare la caviglia con la mano, la caviglia destra con la mano sinistra e poi ritorna giù. Vai 2, andiamo in torsione, 3 e ritorna ogni volta a terra controllando l'addome, 4, 5, sali più che puoi, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta, 10. Da qui, attenzione, andiamo a distendere la gamba. Saliamo con le spalle, chiudiamo il mento e andiamo ad aggrapparci, diciamo, no, ad aggrapparci non è proprio il termine giusto, a toccare, diciamo, appoggiare le mani sulla gamba, così. Distendiamo l'altra gamba e andiamo a scambiarle per 10. 1, vai, sali, sali con le spalle, chiudi il mento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e recupero. E adesso lo rifacciamo ovviamente portando il piede destro a terra e lasciando la gamba sinistra in posizione a 90 gradi. Mani dietro la nuca, cerchiamo di fare meglio quello che abbiamo fatto prima. Visto che adesso abbiamo capito l'esercizio, abbiamo capito la tecnica, cerchiamo di dare di più a livello muscolare. Via. 1. Distendo e ritorno. 2. Vai, spingi con le spalle in alto. 3. 4. 5. 6, 7, 8, controllo, controllo fino all'ultimo, 9 e l'ultima volta, 10, da qui andiamo in torsione, tocchiamo la caviglia o la punta del piede e ritorniamo giù, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, respira, 10, da qui andiamo con la gamba in alto, andiamo con le spalle su, chiudiamo bene il mento e poi poggiamo le mani sulla gamba, estendiamo l'altra gamba e scambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e stop. Ultima fase dell'allenamento, l'allungamento, lo stretching. Rilassiamo le spalle, rilassiamo corpo e mente e respiriamo in maniera profonda. Da qui portiamo il piede a terra, portiamo il ginocchio al petto, la mano, scusate, piede sinistro a terra, ginocchio destro al petto, mano destra sul ginocchio, mano sinistra sulla gamba e cerco di tirare la gamba al petto portando il ginocchio un pochino verso l'interno, dovreste sentire un piccolo fastidio verso l'inguine. Se lo fate bene. Ok, da qui distendo la gamba e la mano sinistra passa, vedete, da davanti alla tibia al polpaccio, mentre la mano destra rimane lì. Cerco di tirare la gamba verso di me senza farmi male, se ce la faccio. E vado, ritorno con tutte e due le gambe al petto e adesso poggio il piede destro, ginocchio sinistro al petto, la mano sinistra sul ginocchio, la mano destra sulla tibia. Tiro il ginocchio un pochino verso l'interno e rimango. Da qui la mano destra passa dietro, distendo la gamba e tiro indietro la gamba verso di me. Ritorno con le gambe al petto e adesso vado in posizione seduta. Mi porto con le gambe distese, piedi in flex, piedi uniti, in flex. Ok, da qui salgo su con le braccia, cerco di allungare la schiena il più possibile, ok, appiattisco la zona dorsale. Le spalle rimangono basse, sono le braccia che si distendono insieme alla schiena, da qui prendo aria. E mi allungo, mi tuffo in avanti e rimango. Ritorno su, divarico le gambe. E da qui di nuovo mi allungo verso l'alto al massimo, le spalle rimangono lontane dalle orecchie, spingo la cifosi dorsale ad appiattirsi, prendo aria
e vado a tuffarmi sulla gamba destra. Ritorno su, ancora allungo, allungo di più verso l'alto, apro bene il petto, spingo il petto in avanti, respiro, un bel respiro profondo, poi scendo sulla gamba sinistra e mando l'aria fuori. Ritorno su, l'ultima volta, allungo ancora di più, mi devo sentire sempre più lunga, sempre più aperta. Prendo aria e mi tuffo avanti e arrivo dove riesco. L'importante è che poggiate le mani a terra. Ritorno piano piano su, vado sulle ginocchia con calma, vado sui piedi e con calma srotolo la schiena e ritorno su. La sensazione che dovrei avere è quella di essere più alta, più lunga, perché abbiamo lavorato molto sulla reidratazione, insomma, della nostra schiena, dei cuscinetti che ci sono tra le vertebre, ok? Quando andiamo a fare movimenti di mobilità della schiena, allungamento di tutta la catena posteriore, insomma, dovrebbe avvenire questo. E dovremmo quindi avere la sensazione di essere più lunghi, di respirare meglio, quindi di avere la gabbia toracica in apertura. E abbiamo finito anche per quest'oggi con i nostri appuntamenti e ci vediamo domani mattina alle ore 8 con Soft Gym e alle ore 19 con Total Body. E grazie mille per la partecipazione e a presto. Buona giornata a tutti.